Un buon inizio qui a Pescara, ho trovato un buonissimo gruppo, siamo tutti uniti già da subito, quindi l'ambiente è già buono per far bene. Sinceramente non mi aspettavo, poi soprattutto una partitella d'allenamento tra di noi, non mi aspettavo tutta questa gente, fa sicuramente piacere e dà ancora più stimolo per far bene nei prossimi allenamenti. Sta a me dire diciamo, le mie caratteristiche principali. Diciamo sono un portiere abbastanza completo, che è giovane e che ha molto ancora da migliorare. In che cosa in particolare? In tutto, cioè da fare esperienza. Fortunatamente quest'anno accanto a me ho un altro portiere di grande esperienza che sicuramente può darmi una mano. Quale sei cresciuto? Quale ti sei... diciamo i portieri che adesso non giocano più, c'è sempre stato anche da piccolo, vedevo sempre Peruzzi, andavo spesso a vedere gli allenamenti suoi. E adesso se devo scegliere un portiere sceglierei Casillas. Però no, l'anno scorso per il Pescara non è stata una grande annata e abbiamo subito però l'occasione di rifarci e di provare a salire subito. Per quanto riguarda l'anno scorso ho fatto poche partite, però non rinnego nulla, l'anno scorso è stata una bella annata, alla fine abbiamo vinto un campionato e quest'anno mi metto in gioco e poi sarà il mister a scegliere chi far giocare. Quali sono le differenze tra il Sassuolo dell'anno scorso e il Pescara di quest'anno? Beh, da poco sto qua quindi non posso ancora diciamo saperlo, però quello che vedo è che a Sassuolo per esempio c'era sicuramente più tranquillità nei tifosi, nella gente, quello è sicuro. Invece qui vedo comunque c'è già grande affluenza di persone, quindi un po' un ambiente diverso. Cioè meglio qui insomma. Cioè meglio qui. Sì, sì, sì. Più ma anche là non sta male, da tranquillo. E come qualità invece della rosa, siccome Frascatore qualche settimana fa ci ha detto che Pescara secondo lui non è inferiore a quel Sassuolo. No, assolutamente no, l'anno scorso nessuno si aspettava un campionato del genere del Sassuolo e invece poi abbiamo fatto dalla prima all'ultima partita sempre in testa. Quest'anno secondo me l'organico del Pescara, anche se ancora come dice il mister siamo tanti, però siamo tutti all'altezza per affrontare un campionato di Serie B e magari di stare nella parte alta della classifica, molto alta. Di Francesco che cosa ti ha detto? Di Francesco Figlio diciamo non lo conosco, cioè sono 2 settimane non lo conosco ancora. Di Francesco Padre è un ottimo allenatore che sa fare benissimo il suo mestiere e anche con i giovani è molto bravo. L'ultima su Pelizzoli, qual è il nostro rapporto? Il rapporto che da subito, anche lui 2 settimane non lo conosco. Rapporto subito comunque molto tranquillo, si parla, si scambiano opinioni. Non ricordo, a Roma non te lo ricordo. Ero il primo anno e lui era Roma. La differenza dell'anno scorso è andata subito diciamo a buona sintonia. Cioè il primo anno quando Pelizzoli era il portiere da Roma, tu eri il primo anno del settore giovanile. Sì.